Il contratto nazionale è scaduto il 31 dicembre del 2018, quindi sono ormai 6 anni. E il tavolo avrebbe dovuto avviarsi all'inizio del 2024 perché AIOP e ARIS, che sono le associazioni datoriali della sanità privata, l'avevano garantito e invece il tavolo non è mai partito. È stato avviato il tavolo dello stato d'agitazione appunto per richiedere l'apertura del tavolo. Oggi è una prima giornata, un presidio qui a Bologna davanti a Villa Torri, così come altri presidi sono avvenuti in altre strutture a livello del paese. Presidi e stato d'agitazione che porteranno allo sciopero del 23 di settembre del 2024. Questi lavoratori non possono continuare a lavorare con un contratto, con uno stipendio basato su 2016-2018. Già diciamo che i colleghi della sanità pubblica hanno già un contratto avanti fino al 2021 e già sono alla quinta seduta per l'apertura del 22-24, quindi diciamo che siamo abbastanza in là. In questo momento noi stiamo protestando perché è aumentato tutto, il costo della vita è aumentato, quindi i lavoratori sono fermi ormai da molto tempo, 6 anni, e nello stesso tempo abbiamo visto che la sanità pubblica da un lato, perché nel 2018 il contratto era equiparato a quello della sanità pubblica, ha avuto un altro rinnovo e uno in corso perché ci sono le trattative già aperte per quanto riguarda il rinnovo della sanità pubblica. Il fatturato della sanità privata è cresciuto in modo esponenziale in questi anni perché è uno dei settori che è cresciuto di più. Dall'altro verso abbiamo visto che il personale sempre più, c'è stato un turnover e le carenze del personale si sono sentite. E i carichi di lavoro sono aumentati nello stesso tempo perché abbiamo visto dei reparti che hanno poche persone e degli ossi che di sabato non sono neanche in turno, quindi diciamo che è disastrosa la situazione in una regione eccellente come dicevo prima come l'Emilia Romagna.